3 nuove aule per l'Istituto Tecnico Economico Statale Enrico Caruso di via San Giovanni de Mata, nei pressi di Corso Malta a Napoli, e uffici di presidenza trasferiti nella vecchia casa del custode, a Luopo ristrutturata. Sono stati inaugurati dal sindaco della città metropolitana, Luigi De Magistris, i nuovi spazi al servizio degli studenti e del personale docente e non docente dell'Istituto Scolastico Napoletano, per realizzare i quali l'ente di Piazza Matteotti ha stanziato 70.000 euro. L'ampliamento è stato reso possibile grazie ai lavori effettuati sull'ex residenza del custode, uno stabile di circa 100 metri quadrati adiacente all'edificio principale, in cui sono stati ricavati i vani nei quali sono stati spostati gli uffici amministrativi della scuola, liberando così locali che sono stati trasformati in aule didattiche. Oggi abbiamo recuperato gli spazi dell'ex casa del custode, quindi abbiamo restituito ulteriori aule ai ragazzi del Caruso. Abbiamo anche inaugurato i murales fatti dai ragazzi con un progetto PON. Complimenti soprattutto sia al corpo docente, alla dirigente e ai ragazzi, perché hanno reso più bello un angolo della città di Napoli. Nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte, oltre alla dirigente scolastica Letizia Testa, anche l'assessore alla scuola del Comune di Napoli, Anna Maria Palmieri, consiglieri municipali e rappresentanti della SIA, i ragazzi hanno presentato i risultati del loro progetto di recupero degli spazi circostanti, che ha portato ad una riqualificazione dell'intera area, dalla rimozione dei rifiuti alla pulizia e preparazione dei muri perimetrali, grazie anche all'Armena, società partecipata della città metropolitana, alla realizzazione dei murales. Con la messa a disposizione di questi spazi, inoltre, gli studenti non saranno più costretti alle rotazioni. Le rotazioni finalmente finiranno, anche se non erano tantissime, ma comunque i nuovi spazi daranno la possibilità ai ragazzi di poter curare anche i loro ambienti in maniera migliore. Io ringrazio Città Metropolitana con il sindaco De Magistris e tutti coloro che hanno lavorato affinché questi spazi potessero essere disponibili in brevissimo tempo. I nuovi spazi, grazie al lavoro incredibile che stiamo facendo come Città Metropolitana, ma anche venire qui per dare la gratitudine al Caruso, alle ragazze, ai ragazzi, alla preside, agli insegnanti, alla comunità scolastica, perché fanno un grande lavoro non solo nella scuola ma anche fuori la scuola di riqualificazione del territorio, con i murales, con il decoro, con la pulizia, quindi un esempio di cittadinanza attiva in sinergia con la municipalità e con il Comune di Napoli e con reti di volontariato.